Questa è una Lone Star della Fender. E tu sei il tipico solista? Ma sì, a me piace molto fare solismo e anche il funky mi piace, cioè nel senso che accompagno, insomma, ho fuso la melodia, il solismo con l'accompagnamento pianistico, diciamo, cioè per funky intendo, non so. Questo è il mio stile, diciamo, però poi dopo insomma ci sono dei, insomma, ci improvviso, però come tappeti armonici, diciamo, mi piace molto questo genere semicolto, semicolto, nel senso che vabbè, devi avere un po' la conoscenza dello strumento applicato a questa ritmicità nera, funky soul, poi vabbè, poi mentre solismo, dal solismo ho cominciato ad apprendere da Santana, John McLaughlin, Jimi Hendrix, fino agli ultimi neoclassici. Questa è una cosa improvvisata, così, insomma, piccoli studi improvvisati, più o meno precisi. Ecco, vedi, è partito tutto da qua. Il Bar Italia, vedi? Ci sono tanti personaggi, purtroppo molti non, che hanno contribuito all'esecuzione di questo album non sono qua. Qua c'è Glauco Zuppiroli. Questo era un attore, cioè aveva cominciato a fare delle parti giù a Roma. Giordano Candy, era abbastanza bello, cioè molto bello, diciamo. Però partendo da qua, questo è Fabrizio Urzino, fratello di Kamsin, che suona coi Bermuda. Ha suonato anche con Bertoli, ha suonato con me, con Jimmy James Browning, il famoso cantante anglo-americano, come si può dire? Cioè, lui praticamente faceva il militare giù a Napoli, poi ritorna più indietro. Rimase in Italia e a cantare, infatti continua ancora. Era l'altra sera il concerto del 29 settembre. Qui c'è l'unica ragazza. Sì, questa era la ragazza appunto di Giordano Candy, che adesso vive in Svizzera, fa ristoratore. Poi qua c'è un altro chitarrista molto bravo, è Marco Tosatti. Questo album, tra l'altro, ci sono dei brani molto belli. Tutti originali, canzoni nostre che facciamo per quell'epoca. Abbiamo l'esploratore Mauro Malavasi dietro, che però non si vede tanto. Tutto Glauco Zuppiroli, che adesso su.